Scateniamoci, liberiamo l'Italia dai vincoli e catene. Questo è stato il titolo del 43° convegno di Santa Margherita Ligure dei giovani imprenditori di Confindustria, che si è tenuto il 7 e l'8 giugno nella tradizionale cornice del Grand Hotel Miramare. Più di 1.300 partecipanti che hanno seguito con interesse gli interventi del presidente Morelli e dei relatori, anche quest'anno di altissimo profilo. Presenti anche la presidente della Camera Boldrini e il ministro Giovannini. Un momento fondamentale per il gruppo dei giovani imprenditori che ha presentato una serie di misure per rilanciare le imprese. Ha sempre voluto fare questa cosa, interfacciandosi con la politica, con l'industria, con noi giovani imprenditori. Momento difficile, parliamoci chiaramente, un momento difficilissimo che sicuramente ce lo ricorderemo per lungo tempo. Soffriamo, tutte le piccole aziende, compresa la mia, soffre tutto quanto, ma potrebbe aiutare il convegno a venire fuori da questa cosa. Ci vorrà tempo, però siamo qui per anche dimostrare il nostro intento. Sia con l'imprenditoria, con la politica, quindi abbiamo dei personaggi che ci rappresentano fortissimamente, quindi anche il presidente Morelli sta combattendo la nostra battaglia e noi ce la mettiamo tutta a reggere. Non lasciamo l'Italia, questo sicuramente, cioè, quindi questa è la passione che ci contraddistingue di non lasciare l'Italia, pure se abbiamo diversificato un po' tutti, sicuramente fuori, però siamo qua anche per dimostrare che siamo ancora tuttora forti e cerchiamo fondamentalmente di tenere duro. La cosa che potrei dire è la pressione fiscale, aiutare la pressione fiscale a essere, diciamo, qualche punto in percentuale in meno, potrebbe essere aiutare il discorso di questa legge per i pagamenti. Il discorso fondamentalmente, ecco, dei controlli sicuramente sull'evasione, che sono fondamentalmente importantissimi per andare incontro anche fondamentalmente a rientrare di tantissime cose. Sicuramente per noi, ecco, ci serve il costo del lavoro che sia fondamentalmente più basso, parliamoci molto chiaramente, la pressione fiscale e, diciamo, una politica anche magari di sviluppo. I know I cling too tight to her, but savage is the night when I...